Visto che ci piacciono le regole, cercherò di rientrare nei tempi previsti dal regolamento. Questo è un tema che si presta molto alle strumentalizzazioni politiche. Questo è proprio uno di quei temi dove destra e sinistra se la battono alla grande portando avanti i loro valori o i loro vessalli, insomma, vessilli, insomma, tutta una serie di appunto di strumentalizzazioni purtroppo che cadono poi a discapito della gente che invece vive veramente le fragilità. Allora, per essere pratici, esiste un protocollo d'intesa tra la prefettura, città metropolitana e Roma Capitale che coinvolge anche i municipi per la realizzazione del censimento di ogni singolo stabile all'interno del quale appunto ci sono gli occupanti e di cui è previsto lo sgombero. Qualche consigliere si chiedeva in quest'aula, ma come vengono definite le fragilità? Fate bene a chiedervelo, perché prima del Movimento 5 Stelle non si sa, effettivamente non si sa. Non si sa come venissero scelte le persone da mettere dentro le case, non si sa che cosa... Ma infatti adesso ci sono le indagini in corso, ci sono una serie questioni che esulano ormai dalle competenze di Roma Capitale, sono diventate di competenza di altri enti o di altre strutture, non più di Roma Capitale. Roma Capitale però che cosa ha fatto col Movimento 5 Stelle? Un modulo che definisce appunto le priorità negli ambiti delle fragilità sociali. Lo si è fatto per i CAT ed è un modello che il Dipartimento Politiche e Sociali sta utilizzando in maniera omogenea per definire tutte le fragilità sul territorio di Roma Capitale. Quindi, ok le regole, noi siamo qui per cambiare le regole anche, non è che le regole si rispettano, noi abbiamo il dovere di capire che cosa va, che cosa funziona, che cosa non funziona e di proporlo a chi sopra di noi può cambiarle queste regole. Questo è il nostro obiettivo con questo atto, esattamente questo, perché non ci possiamo dire che Roma Capitale è una città che per quanto riguarda gli immobili occupati pari a tutte le altre città d'Italia. Roma è un caso unico, molto particolare, stiamo parlando di migliaia di famiglie, alcune veramente molto in fragilità, che devono essere sostenute perché non possono certamente scomparire solo perché noi non le pensiamo. Ci sono una realtà e deve essere gestita. Nessuno prima lo ha fatto, con grande fatica si cerca di costruire questi percorsi proprio a partire dai protocolli, dai modelli, per far sì che tutti siano uguali, cioè che non ci siano delle discriminazioni e non sia soggettivo ciò che è fragilità e ciò che è fragilità invece non lo è. Una cosa invece ci tenevo a sottolineare, perché l'impegno di questa amministrazione è stato veramente molto molto forte ed è la prima volta che si ha un risultato del genere nella storia di Roma. Quindi ciò che è passato sotto traccia, cioè che i nuclei familiari non sono stati divisi, ecco, questo io vorrei invece sottolinearlo, perché il lavoro che sta dietro questa piccola, semplice, facile affermazione, i nuclei familiari, padri, madri, figli, non sono stati divisi, sembra come di un concetto molto semplice, forse a dirsi lo è pure. A farsi, vi garantisco, dato che prima non era mai stato messo in piedi niente del genere, è un po' più difficile. Però ci si è riusciti e questo è un primo grande risultato su cui noi dobbiamo investire e costruire, perché altrimenti, come dire, no, se non c'è il nulla, e invece dobbiamo imparare anche a godere un po' dei piccoli risultati per far sì che siano i primi di una serie, non senza fatica, non senza magari anche dei fallimenti lungo il percorso. Per l'amor del cielo, stiamo camminando sulla neve vergine, stiamo tracciando una strada, noi per primi lo stiamo facendo, ce ne assumiamo le responsabilità, non è semplice da percorrere, stiamo mettendo in atto politiche sociali, politiche abitative, stiamo dicendo Roma Capitale davanti a queste cose non può rimanere da sola, perché è un caso unico. E di conseguenza non solo ci sarebbe la necessità di collaborare a più livelli istituzionali, ci sarebbe anche da trovare, come dire, un aiuto e un sostegno tra varie
tra varie, tra i partiti politici, quindi tra chi anche la pensa in maniera diversa. Quando si parla di diritti umani e si cerca con grande sforzo di coniugare la legalità alla socialità, a ciò, ai problemi sociali, io credo che tutti in questo caso dovremmo darci un sostegno. Non dovrebbe essere questo il terreno su cui cercare le differenze. Dovremmo invece approfittare per far sì che, insomma, a casa poi i risultati si portino, perché stiamo parlando della vita delle persone. Grazie.